Buonasera, siamo in pochi, è vero, siamo pochi, come si dice, pochi ma buoni, ma non è ciò che conta è la persona che ho qui a fianco, che è Raffaele Montanaro, non ve lo presento perché ovviamente sapete tutti chi è, sapete che ha scritto questo volume, che è un volume che non parla solo di musica, ma parla della sua vita. Che è una vita in musica, che è una vita di emozioni. E io inizierei da una cosa che stranamente non è scritta da lui, ma è scritta da Mahler. Quando si fa musica non è come dipingere, poetare, descrivere. Quando si fa musica c'è dentro tutto l'uomo, sentimenti, pensieri, respiri, sofferenze. Sono due righe che possono riassumere il contenuto di queste pagine, il contenuto del modo di comporre di Raffaele Montanaro, che è un compositore non professionista, ma un compositore che proprio come vi ho detto nelle righe scritte da Mahler, è un compositore che ha capito come la musica sia sostanzialmente una cosa, emozione e stupore. E quindi leggendo le pagine di questo volume, che non sono pagine che descrivono le sue composizioni. Raramente Raffaele descrive se stesso, ma inserisce in tutte le pagine di questo volume, che sono una biografia, fra l'altro una biografia di un uomo che ha avuto e ha vissuto una vita molto complessa, con una gioventù difficile, orfano a 15 anni, in tempi che non erano certamente facili, che erano i tempi della Torino del dopoguerra. Un ragazzo che si trova da solo ad affrontare la vita e l'affronta con lo stupore di un bambino, di un ragazzino che poi diventa uomo e affronta la vita con questa grande passione che lo sostiene, non a caso il volume, voi lo sapete, non sto a citarlo perché siamo tutti amici, la musica mi ha salvato. Ecco, dimostra proprio capitolo dopo capitolo, pagina dopo pagina, quanto la musica sia servita a vivere i momenti felici, a vivere i momenti difficili, a costruire la sua vita attraverso questo amore per la musica e questo coinvolgimento fra affettività della musica e affettività anche dei rapporti e delle persone che Raffaele ha incontrato nella sua vita così singolare e così particolare. Una cosa che mi ha stupito leggendo le pagine del volume e soprattutto apprezzando e conoscendo la musica di Raffaele è stata questa incredibile capacità che ha Raffaele di raccontarsi con una ironia e insieme con una malinconia che veramente conquistano. Le pagine del libro voi le avete lette, si passa appunto da questa infanzia difficile a tutti i trascorsi della vita di un uomo, quindi una biografia vera e propria. Si potrebbe dire leggendo le pagine la biografia di un uomo semplice, invece no, di un uomo profondamente vero, profondo, di un uomo che è profondamente colto, direi, perché diciamo che Raffaele è una persona che si è costruita assolutamente da solo, non ha studi accademici, non ha studiato al conservatorio e chi ascolta la sua musica deve sapere che Raffaele compone e tutto ciò che poi speriamo ci faccia ascoltare assolutamente con quella che è la componente del suo essere, che è l'istintività, l'improvvisazione. Ed è un'improvvisazione che ovviamente questo libro è ricco di aneddoti, ricco di descrizioni, anche di musicisti importanti, di personaggi importanti della musica, dell'ambiente torinese e non. Anche famosissimi, almeno per chi è dell'ambiente della musica, come il maestro Evelino Pidocchi, uno dei più grandi direttori d'orchestra di oggi, che dirigono nei più grandi teatri d'opera, dall'Opera di Vienna al Covent Garden di Londra, che hanno scritto di lui, hanno apprezzato la sua musica e hanno ovviamente notato quella che è la componente che subito balza all'orecchio di chi ascolta le sue note, che è questa sorta di neoromanticismo venato di questa malinconia che finisce per prendere e coinvolgere. Un romanticismo che ovviamente fa parte della personalità stessa, del modo di sentire di Raffaele, del modo di essere, di affrontare le cose con la semplicità e l'ironia che traspare veramente in ogni momento.
La cosa migliore per conoscere, apprezzare un libro, ovviamente è leggerlo, soprattutto quando si tratta di un volume così denso, così pieno di particolari di vita vissuta, di vita difficile, di vita veramente anche simpatica, perché i momenti di simpatia e ironia, non mancano, anzi sono descritti con grande charme, con questa prosa molto, molto asciutta e limpida, limpida come in fondo è anche la sua musica, e con questa componente appunto di malinconia che traspare sempre. Non a caso, nelle ultime pagine del volume, nell'epilogo, Raffaele scrive che ho cercato di guardare la vita con una determinazione lucida, ma lasciando uno spiraglio aperto alla fiducia, perché secondo me solo così si può sperare di ricevere aiuto dagli altri. E sicuramente per chi avrà la bontà, molti di voi l'hanno già fatto, di leggere le pagine di questo volume, si renderà conto che Raffaele non ha mai chiesto aiuto a nessuno nella vita, ha ottenuto tutto da solo, per fortuna, per simpatia, per capacità di coinvolgere gli altri e di farsi amare. E questa secondo me è una delle cose che più affascina dalla lettura di questo libro. Veramente, riuscire a avvicinare la persona non solo con la bellezza della musica, ma anche con la propria capacità di stupire gli altri con questa sua incredibile semplicità e con questo fascino che traspare veramente dalla lettura delle pagine di questo volume. Siamo tutti suoi amici, quindi bisognerebbe descriverlo adesso. Magari Marco, lei adesso mi aiuterà anche a entrare più al di dentro delle pagine del volume. Le mie sono solo sensazioni di una persona che, tra l'altro, ho conosciuto da pochissimo tempo. Ringrazio veramente Marco Leo di avermi presentato Raffaele. Mi invitò a un concerto pochissimi anni fa, 3 o 4 anni fa, in cui cantava, 2013. sì, 2000, esatto, 2013, un concerto in cui cantava fra l'altro un baritono valdostano, Longhi, un baritono di carriera internazionale. Marco mi scrisse, Longhi mi scrisse un messaggio su Facebook, ormai si comunica in questa maniera, e mi disse: "Guarda Alessandro, faccio un concerto a Torino in cui canto delle melodie francesi e delle pagine di Tosti, ma ci sarà anche le pagine di un compositore contemporaneo." Sul momento non ci feci assolutamente caso. Vabbè, andrò a sentire le melodie francesi e Tosti, poi il compositore sarà quello che sarà, ecco. E invece uscì da questa serata non solo contento di aver sentito un baritono che apprezzo, ma soprattutto di aver conosciuto Raffaele e la sua musica. E poi è stato un crescendo, perché Raffaele mi ha piacevolmente perseguitato con le sue musiche che, come già ricordai, a Torino ho sempre ascoltato e con crescente ammirazione. Quindi Marco, se vuoi aggiungere qualcosa. Sul libro aggiungerò molto poco, è una biografia, assolutamente una biografia in musica, perché la musica attraversa tutte le pagine di questa biografia che non è rigorosamente cronologica, anche se il filo cronologico è evidentemente presente, ma è un insieme, accanto al filo, alla linea cronologica, c'è un insieme di bozzetti che compaiono, di scene di vita che si inseriscono. Senza curare necessariamente il fatto che una sia succeduta all'altra, ma che contribuiscono a comporre, a tratteggiare il carattere di Raffaele, che si desume dalle sue esperienze di vita da lui stesso raccontate. E questa freschezza narrativa, questa vicinanza della narrativa all'esperienza di vita è proprio, secondo me, una delle caratteristiche fondanti di questo volume ed è una delle caratteristiche fondanti anche della sua musica, cioè l'aderenza, la stretta aderenza tra l'arte e l'esperienza di vita. Diverse sue composizioni, fin dal titolo, si rifanno infatti a dei momenti specifici della sua vita, dei momenti lieti, dei momenti tristi, delle persone che ha incontrato, e per cui il legame tra arte e biografia è una delle caratteristiche essenziali di Raffaele Montanaro. Ora io, come è mia abitudine, per rendere più vivo il discorso, trasformarlo in un dialogo, porrò alcune domande non concordate a Raffaele,
domande sempre un po' a trabocchetto, per cui preparati adesso a intrattenere tu il pubblico. E quello che ti voglio chiedere, la prima volta quando abbiamo fatto la presentazione dell'educatore della provvidenza ad ottobre, ti avevo chiesto che cos'è per te la musica. Per non ripetere la stessa domanda, io te ne faccio una simile. Allora, tu, come ricordava prima Alessandro Mormile, non sei un musicista di formazione accademica. Lo ricordi tu stesso con quella forma di umiltà che io ho detto perfino esagerata, ma in realtà è un tratto che serve a descriverti maggiormente, come ho messo in luce in quelle due righe con cui ho introdotto il tuo volume. Ma che cos'è per te l'essere musicista? Perché tu mi hai ricordato l'altra sera che sulla tua carta d'identità hai fatto scrivere Sì. musicista. Allora, che cos'è per te l'essere musicista? Beh, è un po' difficile la risposta. Comunque essere musicisti, diciamo così, per uno che non arriva dal mondo accademico può essere un traguardo e non sai se tu lo sei diventato musicista. Però quando poi ti accorgi che fai delle musiche che ti accontentano, ti danno delle soddisfazioni, qualcuno le apprezza, dici forse un piccolo posto, magari tra i musicisti, magari riesce anche a averlo. Penso che sia quello, un po' un traguardo, riuscire a essere un po' considerato come musicista, ecco. Poi che piaccia o meno la tua musica, qualcosa hai fatto, ecco, penso così. E sicuramente non hai fatto poco perché per chi fosse interessato qui c'è anche un'antologia dei suoi dischi, ce n'è quanti ce n'è? Un otto, Totale sono stati fatti otto, 8. ecco, infatti ricordavo, 8 dischi per chi volesse sono a disposizione poi al termine di questa presentazione. Beh, visto che siamo in Valle d'Aosta, allora una domanda può essere legata a questi luoghi che hanno segnato parecchie tappe della tua vita, a partire dalla tua famiglia da parte materna e poi anche della tua giovinezza e ancora oggi frequenti regolarmente la valle. Per cui se ci puoi dire qualcosa sul tuo rapporto con la Valle d'Aosta e come la Valle d'Aosta abbia inciso nella tua musica. Io ricordo alcune cartoline, ad esempio, che sono dedicate anche alla Valle d'Aosta. Ecco, dici qualcosa sul tuo rapporto con la Valle d'Aosta. Allora, la Valle d'Aosta, prima di tutto, era terra di mia madre e siccome venivo già da bambino, mia madre cantava nei cori, i miei cori, amava cantare, quindi sentivo da lei cantare già da bambino qualche volta. Mio padre anche cantava. Comunque, tornando alla Valle d'Aosta, questi spazi che si capisce di verde, di paesaggi, tutto questo non c'era in Torino quando ero bambino io. Quello che c'era a Torino era l'organo della chiesa, che in combinazione è la stessa marca dell'organo che c'è a Antagnò e un Vegezzi Bossi di qualche anno di distanza l'uno dall'altro. Comunque diciamo che l'organo è stato forse il primo strumento che mi ha trasmesso il piacere di sentire la musica. E poi naturalmente i paesaggi della Val d'Aosta, l'atmosfera, i prati, quello che puoi vedere è musica per me, perché è lì che viene l'idea di sentire una musica mentre vedi questi paesaggi. Direi che forse quello può essere una spiegazione. Cosa che a Torino, naturalmente, tra le vie della città, queste cose non si sentono. E hai introdotto naturalmente una domanda a seguire, perché tu hai detto vedere questi paesaggi per te è sentire musica, ma non per tutti sicuramente è così, tante persone magari li guardano e loro non dicono niente, questi sono un po' poco sensibili, altri li guardano, li ammirano, li apprezzano, ma non li associano alla musica. E quindi hai toccato come nasce in te l'ispirazione musicale, dall'esperienza quotidiana di vita, dalle cose di tutti i giorni. Allora raccontaci un po' di come nasce in te questo sentire musica, questa ispirazione musicale. Allora, naturalmente conoscendo l'effetto che faceva la musica su di me e abbinando la cosa alle mie emozioni che nella vita naturalmente attraversavo, la musica è sempre stata fondamentale perché abbinando la visione, soprattutto in Val d'Aosta, dei paesaggi, abbinando queste visioni ai sentimenti interiori, il collegamento era la musica. Perché mentre che io vedevo certi paesaggi, certe cose, oppure naturalmente me li sentivo nei sentimenti che provavo in quel momento, sia che fossero allegri o meno allegri. Quindi per me il collegamento con la musica è sempre stato una cosa istintiva.
posso domandarti una cosa? Questa è una domanda un po' cattiva, o forse buona, non lo so, lo giudicherai tu. Allora, una componente della tua personalità, che viene fuori moltissimo nel libro, è la componente che in fondo ha sottolineato anche Marco nell'introduzione, che è questa semplicità eccessiva, che ovviamente è il risvolto di una componente caratteriale del tuo essere, che è questa emotività. Questa emotività che tu sottolinei molto, è sempre questa paura di suonare prima dei concerti, certo. questo timore di non riuscire, quando poi in realtà è quasi ironico e comica la cosa, perché poi i concerti vanno sempre splendidamente bene, perché Raffaele è bravissimo, diciamolo chiaramente, è un autodidatta, ma ha una componente assolutamente del tutto singolare che lo fa essere un personaggio speciale. Però nel libro questa emotività è in continuazione sottolineata, ripetuta, tanto che a un certo punto lo dice, beh, sarà quasi voluta, invece no, è proprio secondo me una componente essenziale, ma anche una forza del tuo carattere. E ti ha mai giocato brutti scherzi questa emotività? Perché alla fine sempre emotivo prima dei concerti, poi i concerti hanno un successo enorme, hai riempito chiese, hai riempito sale da concerto, hai avuto persone che ti hanno gratificato, hai avuto anche delle difficoltà, perché nel libro sono ben descritte, hai avuto magari anche delle sfortune, qualche volta le tue musiche avrebbero potuto arrivare e poi non sono arrivate perché le classiche raccomandazioni di cui tu non hai mai avuto possibilità di avere, né le hai cercate, sei sempre stata una persona profondamente onesta, ma essendo onesto sei riuscito ad arrivare forse a traguardi che anche tu non avresti forse mai immaginato di raggiungere, e questa è la parte che veramente emoziona e sotto certi aspetti commuove anche, cioè che Raffaele sia riuscito a fare quello che ha fatto senza neanche, con lo stupore di un bambino, cioè ma come ce l'ho fatta? Beh, forse si riassume nel finale, perché io, essendo che mi sono sempre dedicato alla musica, sempre con l'entusiasmo e la passione che ho sempre avuto, forse questo veniva percepito da delle persone che poi hanno cercato di aiutarmi, perché hanno visto quanto io ci tenevo a esprimermi con la musica, penso che sia per quello, però poi la mia emotività è insita in me stesso, quindi io quando c'è un concerto da fare, infatti gli spiego sempre che non ne faccio più, difatti non ne ho più fatti programmati, diciamo così che a me, io quando avevo un programma, un concerto, un mese prima cominciavo a non star bene, e come dicevo oggi, le fotografie mie di prima del concerto e quelle dopo sono tipo quelle delle prima della dieta e dopo la dieta, perché prima ho sempre l'aspetto del funerale e dopo invece, siccome la cosa è passata, sono contento che è andata bene, dicendo questa me la sono tolta, così. Però quando poi suonavo, pensavo, cercavo solo di pensare alla musica, e questo mi ha aiutato, difatti finora nei concerti, quelli che ho fatto, sono andati tutti bene, pensando alla musica, arrivavo alla fine e arrivavo bene. Ecco. Poi ti lascio. No, no. La sensibilità e l'emotività sono servite molto a Raffaele anche per avvicinare una componente essenziale che fa parte della parabola sua di compositore, che è l'interesse per il cinema e per la musica da film. Raffaele ha collaborato anche ad alto livello per registrare musiche da film ed è un grande esperto di musiche da film. Ci sono capitoli interi in cui si descrivono film che fanno parte della nostra storia, dai Colossal, Ben-Hur, i Dieci Comandamenti, fino anche all'analisi di film di Hitchcock, addirittura di film che di musica ne hanno poco, ma come, non so, Uccelli, ma all'interno del quale Raffaele dà delle notazioni particolari anche sul significato che i silenzi hanno nella musica. Quindi c'è anche tutto un discorso filosofico che non so se è dovuto a studi o a una tua sensibilità personale, ma dalle pagine del libro traspare moltissimo questa cultura che ovviamente ti sei costruito con gli anni, col desiderio di avvicinare la tua sensibilità anche al clima espressivo che ti veniva suggerito dalle immagini dei film stessi. Quindi veramente questo è stato un altro percorso, oltre a questa componente neuromantica che evidentemente c'è nella tua musica e fa parte anche ovviamente di tutto
di tutta la passione che tu hai avuto per la musica romantica, anche per la musica operistica, da Verdi, poi questa conoscenza di Wagner e di Mahler che in qualche modo ti hanno aiutato a scoprire te stesso anche come musicista, ma anche come compositore che compone musica per piano pensando già a come la musica potrebbe essere eventualmente orchestrata, anche se Raffaele non è un compositore di musica d'orchestra, ma lui mi ha detto più volte che qualche volta compone, improvvisa brani al pianoforte pensando che potrebbero essere anche orchestrati per una grande orchestra. L'hai mai fatto? Ci penserai in futuro? Ho fatto qualcosa con l'orchestra, ho scritto qualcosa per l'orchestra, anche una grande orchestra con pianoforte, però poi questa cosa non si è mai realizzata, quindi scherzosamente dico nel libro che dovrei creare degli armadi in casa per mettere questi partiti, perché poi se io li scrivo non li esegue nessuno e quindi è inutile scrivere. Vedremo in futuro. C'era stata una prospettiva per un poema sinfonico sulla vita di San Paolo, che a me non piaceva il termine San Paolo, avevo intitolato Paolo di Tarso per non dare un titolo religioso, no? Così. E questo era una cosa che sarebbe stato tre pezzi sinfonici per orchestra. Poi, dove questa cosa, quando si poteva realizzare, le persone che me l'avevano chiesto non ci sono più state e allora l'ho smessa e non l'ho più fatta. Comunque, tutto è venuto sempre da sensibilità all'interno, mai da idee di costruzione a tavolino, eccetera, eccetera. Come mai non hai mai costruito questa tua passione per la musica come farebbe qualunque compositore? Cioè, una componente di orgoglio personale c'è sempre in chi fa musica, non parliamo poi dei cantanti che si lamentano sempre prima di andare in palcoscenico, ma poi sono i primi a essere fieri di se stessi al massimo grado. Tu non sei mai fiero di te stesso, no. Come mai? Perché quando faccio un pezzo che mi sembra bello, dico, si vede, l'ho sentito da qualche parte, indubbiamente tutte le musiche che si fanno c'è qualcosa che rimane dentro di noi che si è sentito da altri compositori, indubbiamente, perché è sempre stato così nella storia, perché uno si ama la musica, ascolta la musica fatta dagli altri, quindi indubbiamente c'è sempre qualcosa che, diciamo, crea, che uno fa sulla base della sua esperienza, di quello che ha amato degli altri musicisti, quindi il fatto di chi vuole, crede di essere, secondo me non è nessuno. Cioè, io ho fatto una musica che piace perché questa musica mi è venuta così, perché altre musiche che ho sentito, anche se, infatti, se io noto che scrivo qualcosa che somiglia o ricorda troppo qualcosa che ho già sentito, cambio, però è sempre una cosa dovuta all'esperienza di quello che si è sentito degli altri grandi musicisti, che poi in fondo sono stati i miei maestri, perché non avendo fatto uno studio accademico in tutti i campi, i maestri mi sono stati la letteratura, i grandi maestri della musica, e anche i film mi hanno aiutato, perché i film si basavano soprattutto sulla letteratura, avevano un'immagine e in più c'era anche la musica che faceva parte dei film, quindi il cinema raggruppa tre cose, e c'è letteratura, immagini, che sono poi quelle che uno immagina scrivendo musica, perché io se penso a una musica vedo qualcosa, vedo un prato, per dire, vedo qualcosa che con la musica voglio descrivere, quindi il cinema riassume questo, perché ho avuto sempre la passione del cinema. Ci sono persone che hanno scritto libri interi, ovviamente il lavoro dei musicologi è quello di approfondire l'arte dei compositori. In questo libro, con una semplicità, una freschezza, una limpidezza assoluta, qualche volta Raffaele ci descrive anche la grandezza dei compositori. Per esempio, nei confronti di Mahler, che tu scrivi, tutta la tensione accumulata, perché ovviamente nelle grandi sinfonie di Mahler, con queste orchestre immense, a un certo punto c'è un crescendo che arriva qualche volta proprio all'esplosione del tutto orchestrale. Ebbene, tu scrivi, tutta la tensione accumulata si risolve nell'atmosfera rarefatta e onirica creata dalla scelta essenziale degli strumenti. Beh, sono tre righe, ma dici cos'è Mahler? Mahler è questo. Quindi questo è
In fondo rivela in te anche questa estrema sintesi nel cogliere l'essenza degli altri compositori per poi evidentemente trovare quella che è la tua personalissima, vorrei sottolineare, ispirazione. Dici qualcosa su quelli che sono stati i grandi compositori che più hai amato e che più ti hanno aiutato a creare quello che è il tuo stile personale. Allora, come la musica, come ho detto, l'ho conosciuta. Il primo strumento che mi ha appassionato è stato l'organo a canne delle chiese, no? Che già da bambino mia mamma non riusciva a portarmi fuori dalla chiesa finché l'organo suonava. Poi, da ragazzino, ho avuto l'esperienza di essere messo tra gli stonati e racconto, infatti, un capitolo quando non cantai, il Va Pensiero. E quando mi ha messo tra i non stonati, tra gli stonati, ho sentito il Va Pensiero di Verdi e io lì ho capito che la musica che già sentivo con l'organo e che mi piaceva sentire, in quel momento lì, sentendo quell'aria lì, ho capito che cos'era veramente la musica, e cioè non solo una cosa piacevole a sentirsi, ma anche una cosa che ti entrava dentro, nei sentimenti ti toccava. E poi, siccome quella musica lì ha secondo me proprio uno spirito nostro italiano, mi aveva colpito proprio in particolare modo, anche se il testo del Va Pensiero non si riferisce all'Italia, una trama che ha un altro soggetto. E poi c'è stata l'esperienza di Wagner, che Wagner mi ha colpito con la sua orchestrazione, eccetera, eccetera, e Mahler è stato uno degli ultimi compositori che ho capito, cominciando dagli adagi, che anche ora che conosco quasi tutto quello che ha scritto Mahler, gli adagi sono sempre per me quello che lui ha fatto di più interiore, forse. Quello che dall'interiorità lui riesce a esprimere con la musica all'esterno. Non so bene esprimere, forse loro sono più. Comunque, la musica, diciamo così, in quel senso lì ho capito quello che gli altri compositori descrivono con la musica. È una sensazione che io penso che tutti siamo portati a capire la musica, forse tutti lo siamo, però non l'abbiamo mai ascoltata. Per esempio, da ragazzino, quando mio padre ascoltava la radio, ascoltava delle opere intere, dice: "Papà, quando è che finisce?" Lui: "Tra 10 minuti". E io lo trovavo noioso. Poi mi ricordo che anche in quell'età c'era una trasmissione radiofonica sulla musica classica, io cambiavo stazione. Poi, quando ero in collegio e suonavo al pianoforte delle canzonette, venivano alcuni miei amici a sentire e io gli suonavo anche delle piccole mie interpretazioni di arie di Puccini, Verdi e altre cose. E loro non conoscevano, e allora mi dicevano: "Bello questo, cos'è?" E dicevo: "È una cosa di una musica di Puccini. Puccini, non è possibile." E allora gliela facevo risentire: "Bellissimo, bellissimo." E ricordo che un ragazzo, quando è andato via dal collegio, mi ha detto: "Ti devo ringraziare perché d'ora in avanti, grazie a te, quando alla radio sentirò delle trasmissioni di musica classica, non cambierò più la stazione, ma ascolterò, perché ho capito che è solo da ascoltare la musica, è soltanto prestargli attenzione. Prestandogli attenzione, anche se non sei proprio subito portato, poi la capisci." E quindi forse non so quale sarebbe la strada giusta per avvicinare i giovani alla musica, ma indubbiamente lì è un po' un problema. Però secondo me la grande percentuale sarebbe portata a capire la musica. Bisogna trovare solo il sistema giusto per fargliela ascoltare. E naturalmente, se in tutti i negozi c'è solo la musica leggera che gira, perché poi in fondo sentendo Beethoven è come sentire una canzone di Celentano molto più elaborata, no? Perché in fondo anche lì, se sentiamo la quinta di Beethoven, tan 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 tan, per tutto il primo movimento gioca su quelle note lì, quindi non è che andiamo in un mondo difficilissimo, è solo riuscire a farla sentire. E secondo me, se si riuscisse a far questo anche nelle scuole, purtroppo non tutti gli insegnanti riescono, si avrebbe un gran vantaggio di un aumento della sensibilità anche nelle generazioni future. Comunque, quello a cui tu hai accennato prima circa la tua tecnica compositiva, cioè il fatto che rielabori dei temi che sono entrati attraverso le tue orecchie, poi quando ti rendi conto che qualcosa è troppo simile a quello che hai sentito, lo modifichi. Beh, del resto è stata un po' la tecnica di elaborazione artistica dei secoli passati. Ogni compositore, ma non solo compositore, ogni scrittore ha rielaborato delle tematiche che gli derivavano dal passato. E questo fa di te un compositore romantico,
è uno dei significati di quel compositore romantico che io ho sempre messo nei titoli dei concerti in cui si sono eseguite tue musiche, ed è quello che distingue la musica classica dell'epoca classico romantica fino all'inizio del Novecento dalla musica colta contemporanea, che vuole essere invece una sperimentazione anche a livello linguistico, una rivoluzione rispetto a quella che era la musica precedente. Però il risultato, al di là dell'interesse intellettuale che si può avere per queste forme espressive, è che spesso si tratta di una musica poco ascoltata, perché è una musica che all'orecchio non genera un effetto piacevole, non emoziona molto spesso, che dovrebbe, uno dei primi scopi della musica dovrebbe essere quello di emozionare. Invece la tua musica emoziona, e emoziona anche perché tu continui con la secondo la poetica della composizione artistica, non solo musicale, dei secoli passati, a rielaborare, mettendo un apporto personale, quelli che sono i motivi di tutta la tradizione passata. Non c'è nulla di male, ciò non vuol dire copiare, perché tu stesso dici, quando ti rendi conto che ti sembra di copiare, modifichi, metti qualcosa di personale in quella che è la tradizione dell'arte, la tradizione della musica. Tornando un attimo a questo libro, tu prima di questo libro non l'avevi mai scritto. E allora chi te l'ha fatto fare a prendere carta e penna e scriverlo? Raccontaci un po'. Volevo solo dire che non è che quando io scrivo musica penso un tema preesistente e poi lo modifico. Questo no, cioè io mi metto lì e vedo quel che mi viene. Solo se mi accorgo che c'è qualcosa che somiglia proprio a qualcosa che è già stato fatto, cambio. Ma normalmente non è che prendo un tema e lo elaboro per fare una variazione diversa che non ricordi quello, questo assolutamente no. Tornando invece al libro, è successo che quando c'è stato il Salone del Libro nel 2014, abbiamo trovato nostra cugina di mia moglie, che ha il marito che fa l'editore, e la cugina mi fa, ma tu che hai avuto una vita così particolare, poi il rapporto con la musica, perché non scrivi la tua storia che è particolare? E io lì per lì ho detto, boh. Poi mi fa, basterebbe trovare un bel titolo. E allora mi è venuto subito, prima di pensare a scrivere il libro, ho detto, il titolo potrebbe essere La musica mi ha salvato. E poi non sapevo neanche se questa sua idea fosse una cosa che si sarebbe realizzata. Allora lì per lì non ho fatto niente. Poi me l'ha chiesta qualche mese dopo anche suo marito. Mi faceva pensare quel che ha detto Caterina. Beh, veramente, no. E allora poi, visto che me l'aveva chiesto anche lui, allora un giorno ho detto a mia moglie, ma provo a scrivere un capitolo. Però non ho iniziato il libro raccontando la mia storia dall'inizio, ho detto, ma comincio a scrivere un capitolo pensando a una cosa piacevole, e ho scritto un capitolo su un episodio piacevole. Un capitolo si intitola Un pianoforte a Ravello, perché con mia moglie avevamo saputo che a Ravello, nella costa amalfitana, c'è un pianoforte in un hotel che aveva suonato Wagner. Allora noi quell'anno avevamo già combinato di andare lì, e lei si ricordava il nome dell'hotel, cioè siamo andati a cercare questo hotel, abbiamo chiesto, e io ho visto questo pianoforte e ho chiesto, anzi senza chiedere, il proprietario dell'hotel, saputo che arrivavo da Torino, mi fa, se vuol suonare suoni, no? E allora io, emozionato, non sapevo cosa suonare, siccome lì c'era stato Wagner, ho suonato questa parafrasi del Parsifal che avevo fatto da poco. E questo è stato il primo capitolo che ho scritto del libro, e poi ogni tanto ne scrivevo uno, lasciando i capitoli tristi, le storie tristi, per un momento particolare che mi sarebbe venuto di decidere poi un giorno di fare. Poi un giorno ho deciso, ho detto, adesso scrivo i capitoli tristi, e ho scritto i capitoli tristi. Poi quando ho mandato alcuni capitoli all'editore, a lui sono piaciuti, mi fa, vai avanti, e così è nato il libro. Quindi si può dire in un certo senso che la tecnica dell'improvvisazione, che è alla base della tua composizione musicale, è anche alla base della tua scrittura narrativa. Certo, certamente sì. E così ho cercato anche di scrivere dei capitoli e raccontando essere abbastanza divertente, perché ritenevo che già la mia storia, dove non è allegra, necessitasse di qualcosa per compensare, allora ho cercato di scrivere un libro che non fosse troppo triste, ecco, quindi... No, però, sfattiamo un po' questo... Il libro non è triste. essere malinconici non significa essere persone tristi, è una predisposizione d'animo che si riflette anche su quella che è
che la tua musica, che è una musica indubbiamente romantica. Certo. Insomma, il romanticismo ha fra l'altro nei suoi caratteri fondanti proprio la spiritualità, l'emotività, l'immediatezza, l'immaginazione, tutte componenti che si ascoltano nella tua musica. Ma il libro non è assolutamente malinconico. Certo, ha dei momenti di vita difficili che sono raccontati e ovviamente come devono essere raccontati, però il libro è pieno di ironia, pieno di leggerezza, e questo è questo che lo fa essere così singolare. Io l'ho letto due volte il volume, l'ho riletto la settimana scorsa praticamente in un viaggio da Lione andata e ritorno, l'ho riletto e mi sono divertito. Cioè, è un libro che non rende assolutamente tristi, anzi è l'esperienza di vita di un uomo e di un grand'uomo veramente, quindi sicuramente. Senti, vorrei domandarti una cosa. Qual è la parte più bella secondo te di questo libro, tu che l'hai scritto? Qual è il capitolo? Ne hai già citati alcuni, ma qual è il capitolo che forse vorresti consigliare di più? C'è una prima parte del volume dove, vi ripeto, c'è il racconto di questa vita certamente non facile che Raffaele ha fatto. Raffaele è stato anche ammalato, ha vissuto in un istituto, in un collegio per diverso tempo, è guarito, ha dovuto poi affrontare una vita senza genitori, insomma una vita non facile, però raccontata con una lucidità, con una simpatia che sembra quasi che fosse il racconto di una persona che vabbè, la vita è qui, è questa, bisogna in qualche modo affrontarla. Poi c'è una seconda parte in cui ovviamente arrivano quelli che sono i piaceri della vita, l'amore, che è presente la moglie, i figli, il lavoro, Raffaele ha avuto un'esperienza di vita professionale non indifferente anche in un grande istituto bancario, e grazie a questo istituto è riuscito a avvicinare persone che l'hanno poi avvicinato sempre di più alla musica, perché ovviamente poi anche quando si lavora in un ambiente che non è musicale, chi si rende conto che hai un talento in qualche modo finisce anche per apprezzarlo e poi magari anche per sfruttarlo. E qualche volta tu sei stato piacevolmente sfruttato dai tuoi colleghi che ti hanno invitato a organizzare serate, e quindi la vita poi è diventata bella. Pagavo il noleggio del pianoforte. In qualche modo noleggiare un pianoforte, prenotare una sala, radunare tante persone, hai avuto serate in cui veramente le sale erano piene, ci sono racconti di persone che addirittura stavano fuori perché la sala da concerto era piena. Insomma, qual è la parte del libro che consigli di più? Diciamo che quello che era stata la mia esperienza di lettura dei libri e ascolto di musiche e visione di film, io da sempre ho cercato sempre di condividere queste cose con gli altri, anche quando ho visto con mia mamma l'ultimo film che abbiamo visto insieme, Viaggio al centro della terra, ho detto a mia mamma vieni andiamo a vederlo, che è un film bellissimo, e lo siamo tornati a vedere. E quindi penso che la cosa più bella del libro sia quella di essere riuscito a citare questi libri che mi hanno entusiasmato, a citare delle musiche che mi hanno entusiasmato e dei film che mi hanno entusiasmato. E se io sono riuscito a far conoscere questi film, questi libri e queste musiche, qualcuno un domani mi dicesse ah, l'ho ascoltata perché l'ho letto nel tuo libro, questo potrebbe essere forse la cosa che è l'obiettivo forse più interessante. Penso che nel mio libro ci sia questo forse. E poi anche il fatto dove dico che in una risposta a un signore, un mio amico che mi aveva chiesto io non sono un intenditore, ma la tua musica mi piace, io gli ho risposto la musica per me vuol dire ha bisogno di sensibilità la musica e non di intenditori, poi se sono anche intenditore è un'altra cosa, ma è la sensibilità che conta. Quindi penso che il mio libro la parte migliore sia di riuscire a citare, a far conoscere delle cose che a me hanno entusiasmato. Vedete che torniamo al cerchio iniziale, eh? Vi ho letto questa frase di Mahler in cui si diceva che quando si fa musica c'è dentro l'uomo. L'uomo è l'uomo che compone, quindi questa componente viene fuori leggendo le pagine e poi ascoltando anche la musica di Raffaele. Quindi sostanzialmente l'idea di questa musica non descrittiva, ma anche musica che comunica sentimenti e comunica il respiro proprio dell'esistenza, che si coglie sicuramente sentendo le tue note. Senti, noi sappiamo che tu quando ti devi mettere la tastiera sei sempre un po' emozionato, ma visto che poc'anzi ci hai citato l'episodio del pianoforte a Ravello, delle parafrasi wagneriane, sì, hai voglia di farci ascoltare
qualcosa delle tue palazzo di Valineriana. Sì, va bene. Grazie, poi magari ci ritroviamo dopo. Thank you.
amico di Raffaele, al quale dobbiamo moltissimo, perché tutti i CD, tutta la musica registrata, tutto ciò che in qualche modo conserva la memoria dell'arte del nostro amico è dovuta al qui presente Dario. Ringraziamo moltissimo la persona di simpatia vulcanica, quindi grazie di cuore. Veramente. Allora, finiamo il bicchiere d'acqua, poi chi parla. Sì, io quello che ancora vorrei sottolineare questa spontaneità che abbiamo visto anche si è messo al pianoforte, ha eseguito queste sue parafrasi wagneriane, però il catalogo di Raffaele è solo una piccola parte costituito da parafrasi. La maggior parte delle composizioni sono composizioni originali derivate dalla sua esperienza di vita. Così possiamo dire, così come dall'esperienza di vita viene tutto questo volume. E quindi questa direi che è un po' il punto focale della sua arte, sia nella musica sia nella scrittura narrativa. Io direi che possiamo concludere così, ringraziare ovviamente Raffaele per averci regalato questo libro magnifico. Mi piace concludere dicendo che ricordando che in più punti del libro ci sono anche raccolte di testimonianze di professionisti, di professori del conservatorio, di persone che hanno ascoltato, professori universitari, persone che hanno ricevuto la musica di Raffaele, l'hanno ascoltata, l'hanno commentata. C'è addirittura qualcuno che ha scritto: ma quest'uomo fa parte del pianoforte, anzi è l'estensione del pianoforte. E in fondo questo penso che ti faccia veramente piacere e fa piacere a noi che abbiamo letto le pagine di questo libro e che ti assicuriamo continueremo a sentire la tua musica. Veramente grazie. Grazie. E adesso ti faccio la sorpresa più terribile. Beh, senti, visto che tutto è nato dall'improvvisazione, visto che per te ogni situazione è musica, adesso per concludere ci vuole una tua improvvisazione. Ah, vabbè,